Il Don Orione, in collaborazione con l'ambito territoriale sociale 6 del Comune di Fano, hanno organizzato un centro estivo gratuito rivolto ai ragazzi delle scuole medie dagli 11 ai 13 anni, presso l'oratorio Don Gentili di Fano. L'iniziativa è completamente gratuita e parte dal 17 giugno fino al 31 luglio. Le attività principali che si svolgeranno saranno musica, sport e robotica. Per potersi iscrivere, contattare la segreteria del Don Orione, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 14, oppure inviare un messaggio WhatsApp in qualsiasi giorno e orario della settimana. Per tutte le informazioni è possibile visitare il sito. Questa iniziativa riguarda un centro estivo che inizierà il 17 di giugno e terminerà il 31 di luglio ed è rivolto ai ragazzi dagli 11 ai 13 anni, sarà completamente gratuito e fa parte di un progetto più ampio che è iniziato a marzo, il 21 marzo 2024 e che terminerà a marzo 2025, un progetto denominato Insieme si cresce in collaborazione con l'ambito territoriale del comune di Fano. Quindi chi si iscriverà al centro estivo potrà poi continuare l'attività durante tutto l'anno e soprattutto potrà continuare in maniera completamente gratuita. Organizzato per i ragazzi delle scuole medie che possono venire anche ad aiutarvi? Esatto, quindi oltre a frequentare il centro estivo, i ragazzi dagli 11 ai 13 anni, gli altri ragazzi, quelli un po' più grandi, quindi dai 14 anni in su, possono collaborare come animatori, quindi aiutando gli educatori più grandi. È previsto un aiuto compiti? Per chi lo desidera, sì, è previsto. Abbiamo organizzato uno spazio dedicato allo svolgimento dei compiti. Vi aspettiamo numerosi per iniziare questa bellissima avventura estiva. Iscrivetevi! Tra le varie attività abbiamo soprattutto l'attività sportiva, l'attività musicale e quella di robotica. Ci parli dell'attività sportiva? Allora, per la parte sportiva, con l'avvio dei centri estivi che ricordiamo essere per ragazzi dagli 11 ai 13 anni e totalmente gratuito, vogliamo dare una continuità a quelle che sono le attività già avviate dal mese di marzo con il progetto Insieme si cresce, e l'obiettivo principale attraverso lo sport è quello di creare chiaramente occasioni di socializzazione per ragazzi e ragazze e sicuramente favorire un miglioramento del benessere psicofisico a 360 gradi. Abbiamo la possibilità e la fortuna di poter usufruire di tanti spazi, tra cui il campo da calcio a 11 in erba, il campo sintetico da calcio a 5. E abbiamo poi nel cortile scolastico il campo da pallacanestro, il campo da pallavolo e anche il campo da tennis, per cui occasioni di sport di squadra se ne saranno tantissime e cercheremo di far esprimere i ragazzi al meglio attraverso il gioco che rappresenta la miglior forma di apprendimento. In questo centro estivo insegnerete anche musica e robotica. Robotica, diciamo che è un'attività un po' particolare per i bambini. In che modo gliela insegnerete? Certo, partiremo dalle basi con il Lego Mindstorm, con dei piccoli robottini, fino ad arrivare alle prime approcci con il mondo del computer e la programmazione in digitale. Per quanto riguarda la musica? Per quanto riguarda la musica, l'idea è quella di costruire delle piccole band per far divertire, per far imparare la musica ai ragazzi. Quali generi musicali tratterete? Ma tratteremo qualsiasi tipo di genere musicale, dal rock all'hip hop, al rap, alla trap, tutto quello che ai ragazzi può piacere in questo momento.